volevo lasciare un erede, solo che donne e motori, come si dice, detto, ma qua siamo nella stanzetta dove c'ho tutto arredato, solo che sono senza figli. Ma che si deve fare nella vita? Io non lo so. Comunque un lettino a castello, due bambini sarebbero stati canzicchi. Ad ogni modo, non c'ho una donna. Se si può fare qualcosa si fa, se no uno si arrangia. È tutto da decidere ancora. Non è che uno deve per forza arrendersi alle cose. È una cosa strana il sesso. Si fa sempre per una sorta di piacere. Solo che non lo so come. Forse si sbaglia, il piacere non esiste, esiste, non è che non esiste proprio, il piacere è una cosa relativa, non è il piacere, si dice che si gode quando si fa sesso, ma non è che uno si deve proprio. Si deve proprio, diciamo, non so, riferire a questo quando si parla di sesso. Il sesso serve a procreare, non a godere. Il piacere è quello di amare. Non di fare sesso. L'amore è una cosa meravigliosa. Non è possibile che tutto sia per forza. Per forza, non so come ti posso dire, riferito al fatto di fare una notte a letto con una donna. È una cosa relativa, dipende dalla persona. Se uno ha un carattere, si comporta in un modo. Se uno ha un altro carattere, si comporta in un altro. Tutto questo è il carattere. Il carattere è tutto, il carattere, l'intelligenza, tutto là si decide. Tra il carattere e l'intelligenza. L'intelligenza dipende pure dal carattere che uno ha, se no non è che uno può avere un certo carattere. Intanto quando uno nasce, diciamo che in teoria diventa qualcuno nella vita, no? Può diventare uno spazzino, un ingegnere, un fisico. Ma è tutto bello nella vita, basta amarsi. Non è che per forza bisogna essere ricchi, importanti.